Ma buongiorno mondo, il sole si sta alzando, il cielo è rosa, il gallo ha cantato, ma la mia tenda è ancora pronta, è già vuota, ma è ancora pronta. Ma questa mattina devo farmi prima un tè, una briochina per poter carburare e ripartire direzione Verona. Buona giornata a tutti. Ore 8 e sono in sella sulla strada dei vini di Gambellara, circondato dalle vigne. Tra poco arrivo in zona Soave e niente, si pedala e si sale, ovviamente essendo tra le colline. A dopo! Quello alle mie spalle, contro sole come sempre, è il castello di Soave, guardatelo là in alto, è famoso per il castello ma soprattutto per il vino Soave. Buono. Molto bene, sono contro luce, vero? Siamo un po' qua, vediamo se mi vedete meglio, ma sempre contro luce sono, il sole è sempre dietro, tanto siete abituati. Comunque volevo dirvi, sto entrando a Verona e la parte periferica che sto attraversando per andare verso il centro è davvero scandalosa, brutta, brutta, brutta. Va bene, patrimonio dell'UNESCO, andiamo a vederla, ci sono stato penso almeno 14 anni fa, 13, non lo so, comunque parecchio, ci sarà ancora l'arena, sì, andiamo a vederla. Ed eccomi finalmente in centro a Verona, città degli innamorati. Infatti sono già stato a casa di Giulietto, ho citofonato ma non mi ha risposto. Sono in Piazza dei Signori, sono passato prima in Piazza delle Erbe e adesso me ne vado di là, come al solito suonano le campane, vado di là all'arena e poi scappo perché in quella zona di là del centro dell'arena di casa di Giulietta c'è il delirio di gente, quindi faccio in fretta e vado fuori a godermi la calma dei paesi. Buona giornata a tutti. Sto uscendo in questo momento da Verona, però è l'una e mezza passata, perciò ho deciso di fermarmi in questo parchetto, in questa panchina all'ombra, a farmi la meritata pausa pranzo perché oggi ci sono 31 gradi, ho bisogno di rinfrescarmi, mangiare un po' di frutta, un po' di verdura. C'è anche una gentil fontanella che mi fornirà acqua fresca e riparto tra poco. A dopo, ragazzi. Con i 33 gradi di oggi che ho patito tutti, dal primo all'ultimo, oltre al fatto che oggi con la testa non ci sono proprio, non avete idea di quanto mi piacerebbe buttarmi sotto quell'innaffiatore lì a rinfrescarmi, ma non si può. Ed eccomi qua, ho pedalato 90 km, onestamente avrei voluto fare un pelino di più oggi perché volevo portarmi un po' avanti, ma come vi dicevo prima, la testa oggi frulla in maniera strana, non funziona bene. Sarà questo rientro anticipato e il fatto di essere sempre più vicino a casa che mi fa
pensare troppo e non riesco a far andare bene le gambe, quindi 90 km mi sono fermato perché ho trovato comunque un bel boschetto. Qua c'è la bici, metterò la tenda qua, adesso do almeno un po' una pulita, guardo che non ci siano spine e mi riposo, mangio e domani si riparte, sarà un altro giorno. Ma quando si trova un posto buono per campeggiare è inutile andare oltre. Perciò buona serata a tutti.